Eder. Mech. Pallister. Quella consulenza permetterà di capire se siamo sulla giusta strada o se c'è un'altra dinamica, ha dichiarato De Nicolo, che in questi giorni è alle prese con un secondo mistero, quello del cadavere legato e bendato. Anche in quel caso la procura non esclude il suicidio. Fino all'autopsia non possiamo fare alcuna conclusione, ha osservato oggi De Nicolo, Nicodemo Gentile, presidente di Penelope e avvocato che assiste Sergio Resinovic, il fratello di Lilly, convinto da sempre che la sorella sia stata uccisa. Vuole collaborare con la procura per arrivare alla verità. Desideriamo lavorare a stretto contatto con la procura per l'accertamento della verità, dichiara al telefono. Aspettiamo fiduciosi. E non si sbilancia nemmeno sui tempi. L'aspetto medico-legale è comunque centrale nella richiesta di opposizione presentata per conto del fratello, e quei dubbi sono stati accolti dal giudice che ha richiesto una serie di approfondimenti, tuttora in corso. L'ipotesi alternativa del fascicolo, omicidio, è funzionale agli accertamenti. Ma il caso Resinovic potrebbe rimanere un mistero per sempre? Lo teme Sebastiano, marito di Lilly, a lungo sotto i riflettori, soprattutto in TV, assieme a Claudio Sterpena, 82 anni, l'amico ritrovato della 63enne, l'uomo che ha sempre dichiarato, Liliana voleva ricominciare una nuova vita con me. Spero ardentemente che si riesca a fare luce su quello che è successo a mia moglie, afferma al telefono con QN.net Sebastiano. Lilly potrebbe essere stata trascinata in una spirale di eventi che non si aspettava. A distanza di tempo e ascoltando un po' tutti, a mio avviso era una persona ferita da alcune persone. Tuttavia amava la vita e non aveva alcun motivo per suicidarsi, almeno in apparenza. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.